È Porto Uno, e questo è il titolo dello spettacolo in scena al Teatro Agricantus di Palermo per la rassegna dalla scrittura al palcoscenico, che vede come protagonisti i comici Antonio Pandolfo e Alessandro Pennacchio. Parola comico per Alessandro Pennacchio è grossa come parola. Come ti senti, Pennacchio, in questo nuovo ruolo di comico? Piccolo comico, visto che tu sei grande e grosso, comico tu, piccolo comico io. Serve anche la stazza, serve la voce, serve, insomma, serve il peso per fare il comico. Secondo me anche i piccolini possono far ridere. Ma soprattutto parliamo di questa coppia, di questa coppia scenica, che praticamente rappresenta un po' l'angelo e il suo assistito. Come mi è venuta in mente una cosa del genere? In realtà io volevo fare l'angelo, però poi ci siamo accorti, scrivendolo e insomma pensando anche al soggetto, che faceva più ridere il fatto che lui facesse l'angelo e che io poi, da comune mortale, mi lamentassi di questo angelo che è la metà di me. E quindi alla fine sono io il comico, visto e considerato che faccio più ridere io da angelo, alla fine sono io quello che faccio ridere. Sono un po' contenta. Io faccio la spalla di Pennacchio così. Sono un po' contenta di farvi un po' litigare così per le telecamere, sento un po' la Maria De Filippi della situazione, ma questo fa audience. No, anche perché noi ormai siamo una coppia anche nella vita. Di fatto. Una coppia di fatto, sì, quindi... Siamo andati a convivere da qualche mese, conviviamo assieme, quindi è felice anche la sua ragazza che si curca a menso praticamente. Fa la spartiacque. In realtà il contrasto fa notizia, non tu da giornalista mi insegni che non è tanto che il gatto insegue il topo a fare notizia, ma che il topo insegue il gatto, quindi lui in questo caso è il topo, io il gatto, e mi faccio inseguire da Pennacchio. Ma parliamo ancora del vostro spettacolo, è Portuno, che è una versione rivisitata e corretta per l'Agricantus, ma che nasce nel 2005, quindi comunque uno spettacolo che ha visto diverse rivisitazioni, non solo per l'Agricantus, anche per il Teatro al Convento. Sì, l'abbiamo scritto, ci siamo accorti che era un pacco. Allora poi abbiamo detto, per farlo dobbiamo rivisitare un po'. Non è vero, non è vero. È stato un continuo work in progress. Ecco, la verità è questa. Un laboratorio, una sperimentazione di noi stessi. Poi siamo cresciuti, siamo maturati, e quindi lo spettacolo insieme a noi stessi. Si sente che ha lavorato con Emma Dante, no? Si capisce che lui ha lavorato laboratorico. Beh, c'è anche un po' di Emma Dante in questo spettacolo. Lo possiamo dire? Sì. Sì, non ci credo molto. No. Beh, in certi momenti. Non ci credo neanch'io. Forse quando Pandolfo si spoglia, ecco, forse lì in quel momento. Ma lì non è Emma Dante, ma lì è Tinto Brass che insegna. Quindi io cerco sempre un po' di riportarvi al tema principale, che è quello dello spettacolo. Si parla di angeli custodi, sì, no? Tu ci credi? Lo scherzo, diciamo. È un argomento che ci ha sempre incuriositi, o comunque personalmente è un argomento che comunque mi ha sempre affascinato, quello di questa figura, no? Che ti segue, che ti protegge per molti aspetti, e poi in realtà faceva ridere il fatto che fosse lui il mio angelo custode, quindi mi protegge da che, neanche dall'umidità mi può proteggere, perché è una cosa nica, una cosa curta, una cosa tascabile, lo diciamo anche nello spettacolo. Quindi La figura dell'angelo custode è un po' un mistero, come tanti altri, quindi i misteri affascinano, se poi lo si propone in maniera leggera o comunque comica può risultare divertente. Qual è il tuo punto di vista riguardo gli angeli custodi soprattutto? Il mio punto di vista è di 1,60 m, come puoi notare, quindi è un punto di vista molto basso. Non li ha visti mai in faccia lui, angeli custodi, chi vede tutti il... Io sono l'ali agli angeli custodi, però assolutamente ci credo. La cosa divertente è che noi raccontiamo il nostro appunto punto di vista su questa storia e su questa situazione che potrebbe venirsi a creare su ognuno di noi, ecco. Ecco, siccome la situazione è quella di uno che si sveglia e trova in casa il proprio angelo custode che mangia, si fa i fatti suoi, l'angelo di Alessandra Costanza come può essere? Per favore, andiamo avanti. Ma lasciamo... lei è bella così, no? L'angelo custode. Grazie. Assolutamente più bello. Secondo me è stile gladiatore. Ce l'ha accanto un uomo così massiccio che la protegge dalle intemperie, da proprio da tutto. Il suo cameraman. Io me lo auguro. Mi auguro, ecco. No, non tremare. Ecco, mi auguro di avere un bell'angelo custode. Ma torniamo a voi. Farete una tournée con questo spettacolo? Sì, gireremo tutte le feste di compleanno, anno, cresime, matrimoni, diciamo, della zona. Come Cangialosi, insomma, sì. Ma detto la stessa cosa. No, lui le fa veramente, noi no, neanche quelle.
lui fa veramente questo. Quindi facciamo un appello: chiunque vi volesse nelle piazze, al matrimonio o al battesimo, alla cresi, nei condomini, cosa deve fare? Chiama Pennacchio, che lui è la mente del... Domenico, chiamate l'Agricantus, venite all'Agricantus, ecco, forse è meglio venire all'Agricantus in queste sere che siamo qua. Grazie. Prego.